Avellino a caccia del primo acuto stagionale contro la capolista Cittadella che sbarca al Partenio Lombardi, forte del primato a punteggio pieno. Toscano conferma il 3-5-2 con la novità assoluta. Bidawi in attacco al fianco di Castaldo al rientro. C'è anche Sumaré dal primo minuto perché non ci sono sia Gavazzi che Lasic infortunati. 4-3-1-2 consueto per Venturato che cambia 7 uomini e affida l'attacco all'ex Arreghini e a Litteri, sostenuti da Schenetti. Nulla da fare ancora una volta per l'Avellino che cede il passo di misura 1-0 al Cittadella in gol, manco a dirlo, con l'ex di turno Arreghini, un altro ex di turno Ardemagni, poco prima
ha sciupato l'occasione per il vantaggio dell'Avellino. Ardemagni ha fallito il calcio di rigore, il tiro dagli 11 metri che è finito ampiamente al lato, alla destra di Alfonso. Grande delusione in casa Avellino. Toscano espulso per proteste, allontanato dalla panchina e contestato all'uscita dal campo. Ma andiamo ad ascoltare nel post partita proprio Toscano insieme ad Ardemagni, che ci ha messo la faccia per il penalty sbagliato, e Venturato, tecnico del Cittadella. Io sono contento della prestazione, devo guardare la prestazione, neanche il rigore fallito o l'episodio del gol del Cittadella. Io sono orgoglioso di questi ragazzi e la prestazione che hanno fatto oggi. Volevano regalarsi la vittoria e regalarla ai tifosi, che manca da febbraio. Ci hanno messo tutto, anima, cuore, gambe. Sono dispiaciuto più per loro che per il risultato, perché in questo momento se lo meriterebbero. Un po' di sfortuna ci sta accompagnando. Io sono convinto che se si continua a lavorare così, io ho detto a fine partita che erano un po' giù i ragazzi, di alzare la testa e di essere orgogliosi della prestazione che hanno fatto, perché non era facile fare una prestazione contro il Cittadella, che in questo momento è difficile da affrontare, non concedendo niente, creando tantissimo. E ripeto, io devo guardare la prestazione. Ho detto, io sono contento di voi e della prestazione che avete fatto. Mister, non stai chiedendo un po' troppo a Sumarini? Forse quel cambio finale che ha meglio fatto con Sumarini? Merde Sumarini? Se il rigore fosse andato dentro, forse si parlava. Oh no, al senno del poi si fanno tante supposizioni. Io credo che anche dopo il rigore sbagliato la squadra ha continuato a volerla vincere. Forse quello che ha subito più il contraccolpo è stato Ardemagni, ma solo chi batte i rigori sbaglia, chi non batte non sbaglia. Si può imputare il risultato al rigore sbagliato, ma guardare la prestazione, che a me è piaciuta. E siamo passati ad avere 5 punti a rimanere a 2 punti. Il calcio è anche questo, però bisogna crederci che il vento gira e la fortuna gira. Io credo un po' di sfortuna, sì. La partita di oggi è l'emblema, che un po' di fortuna non ci sta dando una mano. Però ripeto, io oggi sono sereno e tranquillo della prestazione dei ragazzi. Chi è sceso in campo, chi è entrato ha fatto bene, lo spirito giusto. A me è piaciuta la squadra. Ma perché l'ho visto bene in settimana, volevo un attaccante che desse profondità, che desse più vivacità insieme a Castaldo, l'ha data, commettendo degli errori come hanno commesso degli altri. Però ripeto, io devo guardare la prestazione, a me è piaciuta la squadra, per come è stata in campo, per non aver concesso niente al Cittadella, non rinunciando a giocare, anzi, mettendo il Cittadella nella propria metà campo. Ripeto, solo credendoci e continuando così, la fortuna che in questo momento ci sta mancando può girare. No, oggi più di prima. Sì. No, perché sono entrato negli spogliatoi e ho detto di tenere sulla testa che di essere orgoglioso della prestazione che hanno fatto. Visto la realtà che siamo in fondo della Sinica, ed è davvero un dato preoccupante, questo avere 2 punti. Insomma, io non ricordo in memoria l'uomo quando è successo, 5 giornate che l'Avellino abbia avuto 2 punti. Ecco, alcune cose però me le voglio chiedere. Ecco, lei ha fatto delle scelte la settimana scorsa, sabato, con Castaldo in panchina. Sì. Stasera ce lo ritroviamo in attacco, no? E senza una punta a fianco, perché se lei considera Castaldo una prima punta, va bene così. Vidovì non è una punta, quindi se ci soffermiamo su questo particolare, stasera abbiamo affrontato il Cittadella senza attaccanti. E la realtà è che, almeno per quanto mi riguarda, io non ho scritto un tiro in porta dall'Avellino, un tiro in porta, non è fatto. Se lei può considerare no. I tiri fuori dall'area di rigore, cioè fuori dalla porta, non altro discorso. Il Cittadella quanti tiri ha fatto? Il Cittadella quanti? Io devo guardare la prestazione. Il Cittadella ha fatto il gol. Bravo. Basta.
neanche no, l'abbiamo fatto anche noi il gol, neanche loro. E l'abbiamo fatta la partita, secondo me l'abbiamo fatta. Io sono contento e orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Poi ognuno può vedere la partita come vuole. Le scelte, se il rigore va dentro, le scelte sono giuste, se il rigore va fuori, le scelte sono sbagliate. No, ma ognuno ha la propria posizione. Sì, ma infatti. Ma io non guardo, a parte devo guardare il gruppo, non i singoli. Devo guardare la prestazione e a me è piaciuta molto, forse la migliore della stagione, contro il Cittadella. Perché sta passando in secondo piano la prestazione che abbiamo fatto contro il Cittadella, che prima di incontrare noi ha fatto 3 gol e 4 gol a ogni squadra che ha incontrato, è andato nei campi avversari, ha dettato legge, oggi qua ha tirato mai in porta e noi abbiamo fatto la partita. Questo devo constatare io oggi. Scusa, voglio chiedere un'altra cosa, no? Una volta io gli ho chiesto come veniva Cidari, lei disse sì. Come difensore centrale, sì. Ecco, con l'infortunio di Cavazzi, no? Sì. Visto che potrebbe essere un'alternativa. È andato a ricoprire un ruolo non suo la scorsa stagione, no? Il ruolo suo è stato sempre quello di centrocampista, no? Centrale. Di centrale. Dove abbiamo Meonga e Paghera. Comunque diciamo che con l'infortunio di Cavazzi poteva servire stasera un Cidari in campo. Ma sembra che io credo che Meonga abbia fatto una grande partita. Che oggi può essere considerato anche un'alternativa in mezzo al campo, per necessità, sì, potrebbe essere una soluzione, sì. Ma oggi per la prestazione io non posso dire niente, ragazzi, cioè devo guardare no Gidai, no, la squadra, a me è piaciuta. C'è una sola curiosità, sì. L'ultimo quarto d'ora, sì. Cambio di verde, stavamo conducendo bene la partita, sì. Spostare su Maria sulla destra, che ormai non mi aveva più. Ma Belloni non ne aveva più. Belloni non ne aveva più. L'unico cambio per. No, l'unico cambio per essere più offensivi era quello. Per voler vincere la partita. Potevo anche difendermi e mettere un Don Cor ad essere più difensivo. No, abbiamo modificato un assetto che già stava dando tempo. E poi abbiamo avuto il rigore. Purtroppo. Per essere più offensivi devi fare questo cambio, se no metti Don Cor al posto di Belloni e diventi più difensivo. Io volevo vincere la partita, per essere più offensivo. Sì, c'è la questione che questa squadra non decolla, eppure il tempo ce n'è stato, cosa manca? La convinzione, la ladra? Ma rispetto alle altre partite credo che sia cresciuta la squadra, ma anche nei singoli, nelle prestazioni dei singoli, poi è normale. La sfortuna non ti dà una mano, dalla mano al Cittadella in questo momento anche la fortuna gli sta, soprattutto oggi, nelle altre partite forse no, l'ha meritata ampiamente tutte le vittorie che ha fatto, ha dato una mano. Io dico che continuando così e credendoci e crescendo, perché questa squadra, tanti giovani, non dimentichiamocelo, e la crescita di questi ragazzi passa anche da questi momenti, quelli di Verona, quello di oggi. Io sono convinto che questi ragazzi hanno qualità e possono crescere tanto ancora. Sì. No, ho perso la partita, non mi è mai capitato di perdere una partita del genere. No, ho pensato, di solito lo chiudo sempre, anche in allenamento, però è partito male. Non ho alibi, io sono qua, sono venuto a venire qua apposta. Ho chiesto di venire qua per chiedere scusa, insomma, a tutti quanti, ai tifosi, alla gente, ai miei compagni, al mister. E credo che oggi è colpa mia, è stata colpa mia e mi assumo tutte le responsabilità, perché alla fine il rigore poteva cambiare la partita, credo, e potevamo stare qua a parlare di un'altra partita. Però io soffro dentro, quindi volevo parlare con voi e dire, insomma, di non dare la colpa ad altri, perché oggi le colpe sono tutte mie ed è giusto così. Ci saranno questi 3 giorni per smaltire, pensare subito al Vicenza e, insomma, ripartire. Sì, è passato un po' troppo tempo, però... Ero anche tranquillo, ti dico la verità, mi sentivo anche bene fisicamente, ho sbagliato, non ho alibi, non trovo scuse,
So che magari perderò la fiducia di tanti di voi e tanti tifosi, ma questo è il calcio e l'episodio ci può stare, anche se io non volevo, insomma, non ci doveva proprio stare, però ho sbagliato. E... Sì, no, questo mi conforta. No, però sai, se segno il rigore, loro hanno fatto un tiro in porta, credo che il risultato magari finisce a 2-1. No, hai ragione. No, hai ragione. Beh, adesso mi vedete così io, perché sono uno molto di cuore, non sono uno che se ne sbatte o che non gliene frega niente. Normale che adesso sto un po' così deluso, però io credo che oggi ho visto una squadra, soprattutto nel secondo tempo, che aveva voglia di portare a casa la vittoria. Poi sbaglio a rigore l'episodio e loro ripartenza, hanno fatto un tiro in porta e vincono loro. Però questo è il calcio. E, non abbiamo scuse, non abbiamo alibi, bisogna ripartire, lavorare questi due giorni e pensare a Vicenza. Però ripeto, io credo che sia colpa mia e me ne assumo le responsabilità senza incolpare il mister o compagni. Ecco. Comunque, ti abbiamo molto dispiaciuto, ma come consolazione non era del colpo di Vicenza. No, era Gigi, però Gigi non c'era e... Sì. Credo che anche i ragazzi giovani e tutto hanno fatto una buona gara, con personalità, Sumareo, Mangà, chi è entrato. Questi momenti devono anche capire loro, io magari ho qualche anno più di esperienza e so che, vabbè, a parte stanotte che non dormirò, domani l'unico modo è ripartire. Se non lo capiranno, cercheremo noi, insomma, di quelli con più esperienza, di trasmetterglielo e fargli capire che non si gioca tra una settimana, ma tra 4 giorni, 3 giorni c'è subito una partita importante. Un attaccante come te che di gol ne ha fatti, vedere attualmente l'Avellino con solo 2 gol, uno che è arrivato da un palo laterale e un altro da una deviazione, ecco, è davvero poco per un attacco importante, no? Perché se sentiamo i tecnici di categoria, tutti dicono che l'Avellino ha uno dell'attacco più forte, diciamo, certo, di questa categoria. Come pensi di uscire fuori? Con l'allenamento, il lavoro è l'unica, è inutile che sto qua a parlare, perché è un momento così, purtroppo è così, magari ci sono tante partite, quello è una cosa confortante, nel senso che il campionato è lungo e l'anno scorso noi eravamo, per dire, la difesa migliore del Perugia, era la prima in assoluta l'andata, invece nel ritorno abbiamo subito un sacco di gol. Cercheremo di lavorare, il mister ci farà lavorare per concludere più a rete e insomma, migliorare nella zona realizzativa. Beh, sicuramente questa sera è stata una partita più difficile rispetto alle 4 che abbiamo disputato fino adesso, quella in cui siamo stati un po' più in difficoltà. È stata una partita dove l'Avellino aveva grande temperamento, grande voglia di vincere e ha veramente messo tutto quello che poteva per cercare di portare a casa la vittoria. Noi sicuramente potevamo far meglio, abbiamo credo delle qualità nelle quali riusciamo a far qualcosa in più, soprattutto nella gestione della palla, nella capacità di attaccare gli spazi, di mantenere il possesso della partita. Questa sera ci siamo riusciti solo a tratti o in momenti per piccoli tratti della partita.
La partita poi è andata via sul filo del rasoio, è un episodio, poteva andare a favore dell'Avellino, c'è stato il calcio di rigore che poteva costarci la partita, e è andato poi a favore nostro. Siamo contenti della vittoria, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che dobbiamo ancora fare molto e lavorare con grande attenzione, perché questa è una categoria dove c'è un campionato con 37 partite ancora e tutte le gare sono assolutamente fondamentali, e quindi dobbiamo assolutamente noi rimanere coi piedi per terra e avere la capacità di pensare che dobbiamo ancora fare molto. Mister, tutto sommato, lei prende e porta a casa un cadeau mica da ridere, 3 punti praticamente merito, o se si vuole demerito dell'Avellino, perché ha sbagliato il rigore e ha fornito quell'assist d'oro su un piatto d'argento, diciamo, ad Avellini. Sì, io credo che in questa partita probabilmente il pareggio poteva anche starci. Dopo ci sono state tante situazioni in cui sia noi che l'Avellino potevamo avere l'occasione per andare in vantaggio e magari aprire la gara in modo diverso. Però non siamo stati bravi, come sicuramente nelle qualità che ha questa squadra. Credo che dobbiamo essere soddisfatti sicuramente del risultato, ma ripeto, io credo che noi dobbiamo anche avere la capacità di sapersi rimettere in discussione velocemente e ripartire dalla partita col Brescia, avere una capacità di stare in campo e di avere di riuscire a esprimere quelle qualità che sicuramente questa squadra ha e che ha dimostrato sia nel campionato scorso che nell'inizio di questa stagione.